Non possiamo dare aiuto di Stato a nessuno. Noi dobbiamo essere buoni solo per soccombere, per essere scacciati, calesta, però nessuno ci deve dare aiuto. E allora, signor Ministro, io la prego, lei ha dei decreti, fra l'altro, quasi pronti, dei disegni di legge quasi pronti, ora ve li faremo vedere. Lei deve fare una cosa, signor Ministro, io glielo consiglio, poi faccia come vuole. Lei deve sospendere la campagna elettorale, se ne gira a Roma, chiedo un consiglio dei ministri e comincia a parlare di queste cose. Noi le porteremo tutti i voti che sono in questa sala, con tutti gli amici degli amici di questa sala. Il problema è che fino ad oggi abbiamo avuto tutte promesse e parole, ed ecco perché i pastori sardi fanno bene a parlare di forconi. Io sono con loro, perché sono sicuro che ormai parlare, fare manifestazioni, incontrare ministri, incontrare gli assessori non serve più a niente. Non serve, specialmente nel momento in cui poi c'è qualcuno che ti prende sotto braccio e ti mette da parte. Noi vogliamo la salvezza di queste aziende agricole subito, subito, perché altrimenti, guardate, davanti ai prefetti, davanti alle forze dell'ordine, io ho già avvisato la mia famiglia e sono tanti altri, siamo pronti a farci arrestare, non abbiamo dubbi, avevamo qualche dubbio qualche mese fa, ormai non c'è più niente da fare. O voi salvate le aziende subito, o qui salta la Sicilia, o qui salta il Meridione d'Italia. Noi ci organizzeremo per farlo, perché non è sopportabile questo costo della classe politica. Voi quando andate nel talk show, signor Ministro, vi vediamo ridere, ma non perché sia vietato ridere. Voi state bene, signor Ministro? Noi siamo persone per bene, stiamo male. Sa perché la sala stamattina non è piena? Perché gli agricoltori sono depressi, non me lo sentono a nudo. Non me lo sentono a nudo, signor Ministro. Ormai gli agricoltori sono depressi, sa qual è l'unica strada che ci rimane? Noi stiamo tentando di fare questo insieme a molti amici, di svegliare la pancia, perché la mente non è più recuperabile. La mente non è più recuperabile, che lo si sappia. Quella che è recuperabile, forse per farli vomitare della rabbia, è la pancia, ormai non ce la facciamo più a parlare, signor Ministro. Mariano, andiamo. Ho finito. Io le chiedo, sospenda la campagna elettorale, lasci perdere questi appuntamenti. Lei avrà 2 milioni, 3 milioni di voti nel momento in cui farà qualcosa. Non prometterà qualcosa, signor Ministro, lei è intelligente, è un ex democristiano, sa come funzionano i siciliani. Guardi, la rabbia ce l'hanno tutti, la loro presenza però non è presente, perché chi è scettico, chi è diffidente, chi è depresso non viene, ma la rabbia ce l'hanno tutti. Noi a quella rabbia dobbiamo dare risposte, perché altrimenti, caro Felice, io sarò in Sardegna con te, con i forconi in mano, e ce ne andiamo a Roma, a Civitavecchia, e poi ne facciamo ammazzare. Mariano, basta più, basta. Bene. Sì.